La rampa da Tolomeo l'ho disegnata nel 1986 o 85, in quegli anni lì. Comunque erano anni molto fervidi, c'era già la Memphis. La Memphis aveva già avuto il suo clamore, avevo girato per il mondo, lavoravo per l'Olivetti, avevo un po' di lavori miei. Frequentavo moltissimo Ettore, ma incominciavo anche a intrattenere dei rapporti più indipendenti, tra i quali questo con Ernesto Gismondi, che era proprietario dell'Artemide. Avevo già disegnato dei prodotti per Artemide, un paio di lampade, e come succedeva in Artemide allora e come succede ancora oggi, in Artemide si va lì con tanti disegni di lampade ed Ernesto stesso decide quale lampada funziona e quale lampada invece non funziona, non la vuole, la scarta subito. In una di queste occasioni, nella quale mi presentavo ad Ernesto Gismondi con un piccolo album di disegni o semplicemente il mio quaderno con degli schizzi fatti in aeroplano o in viaggio o in treno, in una di queste volte, in mezzo a tanti schizzi, c'era anche lo schizzo, il primo schizzo della Tolomeo, che era nato fondamentalmente dal desiderio di avere una lampada mia sopra la mia scrivania. Cioè, anzi, ancora meglio, di avere una lampada mia sopra il mio tavolo da disegno, perché a quell'epoca c'erano ancora i tavoli da disegno e io spendevo molte ore al giorno sul tavolo da disegno. E di sopra avevo una Nasca Loris, che sono quelle lampade a braccio con la molla esterna. E c'era una lampada che funzionava benissimo, bellissima, una delle più belle lampade mai disegnate al mondo. Però non era mia, e anche se era bellissima, avrei voluto sostituirla con qualcosa di mio. E così tra le varie lampade che ho presentato quell'anno a Ernesto c'era anche il disegno di una lampada a braccio. Di una lampada a braccio che, quello schizzo c'è ancora in giro, era fondamentalmente fatta proprio da questo sistema con una molla nascosta dentro un tubo ed un piccolo cavo, sottile sottile, che teneva in tensione questa molla. Altro non era questo sistema, questo braccio, che il sistema della Nasca Loris, solamente trasformato e modificato nella sua struttura di base, ma il criterio era esattamente lo stesso. E questo criterio era proprio ispirato al sistema che usano i pescatori, soprattutto quelli che pescano dai trabucchi, dove per sostenere la lenza o per sostenere l'asta che sostiene la rete da pesca, usano una corda che gli permette di manovrare in alto o in basso la posizione della rete. E questo mi sembrava un buon suggerimento per fare una lampada a braccio. Disegnare una lampada a braccio è di per sé una delle cose più complicate che esistono nel mondo delle lampade, perché una lampada a braccio funziona se si può prendere la lampada, la testa della lampada, la lampadina, e posizionarla in tutti i possibili posti dello spazio e lei deve stare ferma in quella posizione e l'utilizzatore la deve poter prendere in mano con una mano sola. Guai se si dovesse prendere con due mani per stringere un morsetto, cioè non esiste, non funziona. Una lampada a braccio deve poter alzarsi, abbassarsi, stare nella posizione nella quale la si lascia, con una mano sola. Al di là del meccanismo e delle sue complessità, l'altro tema, più puramente di design, ma altrettanto importante, era il tema della testa. La testa della Tolomeo è nata perché sentivo il bisogno di mascherare tutta l'ingegneria che c'era lì dentro e volevo avere una testa
il più semplice, il più familiare e comune possibile. E quindi ho disegnato questa specie di vasetto conico, rovesciato. E una cosa che è abbastanza interessante da vedere, che fa parte dell'immagine della Tolomeo ma non si realizza subito, è che lo zoccolo della lampadina non è in asse con il paraluce, ma la lampadina è perfettamente ortogonale alla faccia inclinata del paraluce, così che l'immagine della lampada, che potrebbe essere altrimenti molto statica, rigorosa e noiosa, è molto più dinamica e anche molto più funzionale, perché il calore della lampadina esce più semplicemente da questo piccolo foro che abbiamo fatto sulla testa. E quel piccolo foro lì fa anche lei parte del successo della Tolomeo. La Tolomeo doveva poter essere prodotta nella maniera più semplice e automatica. E così è stato. E basta pensare che questa lampada è fatta completamente senza viti. Cioè, l'unica vita è questa che stringe la fascetta, ma per il resto si tiene tutto insieme per merito proprio della tensione prodotta dalla molla. È la molla che tiene fissa le braccia, che sostiene la lampada e che fa tutto il meccanismo. Io credo che la Tolomeo rappresenti un'idea di tecnologia frugale che è molto necessaria oggi. La Tolomeo ha questa combinazione tra tecnologia e domesticità e frugalità, cioè una cosa che si capisce, non c'è niente di oscuro dentro a questa macchina. E questo tranquillizza.